Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Day Off e oggi intervisterò Dimitri Sunas, a cui farò un po' di domande. Ciao, buonasera. Allora, Dimmi, partiamo. Parlaci un po' della tua infanzia. Mi ricordo quando ero piccolissimo, appena finiva la scuola, andavo con i miei amici di giocare a calcio e la mia mamma tipo mi cercava in tutta la mia città per studiare. Io non ero un fan, diciamo, della scuola, quindi sì, questo. Che stavo ogni giorno dopo la scuola a giocare a calcio. Bene, poi dimmi, hai un soprannome? No, tutti mi chiamano Dimi, no, non ho un soprannome, non è una. Cioè, non lo so, Dimi e basta. Sono Sei fidanzato o single? fidanzato di 8 anni. Sì, Da 8 anni? da quando ero piccolo piccolo. Mentre dopo allenamento, nel tempo libero, cosa ti piace fare? Mi piace andare in giro. Dormire sicuro perché lo so. Dormire, sì, dopo pranzo subito. Però diciamo in pomeriggio mi piace andare a fare una passeggiata con la mia fidanzata, con il mio cagnolino. Mi piace andare in cinema o a cenare fuori con i compagni di squadra o con la mia fidanzata. Quindi sì, cose semplici però buone. Mentre tra il mare e la montagna, cosa preferisci? Il mare, anche perché vivo proprio sul mare, un paese proprio sul mare, quindi sono abituato a stare lì ogni anno, quindi preferisco il mare. Bene, buttiamoci sul mangiare. Cosa preferisci, carne o pesce? Sì, preferisco carne, è un po' strano anche perché vivo sul mare. Esatto, è Sì, molto strano. però preferisco carne, Una bella bistecca. sì, una bella bistecca, qualcosa così, anche perché noi calciatori mangiamo troppo carne, quindi sono abituato a mangiare Mangiare carne, carne. quindi sì, diciamo il carne è il mio preferito. Mentre sul bere, birra, vino. Sul bere, dico la verità, non sono uno che beve tanto, però in questi due preferisco il vino, sì. Cioè, tipo quando ceniamo un bicchiere di vino Vino, lo beh bevo, sì. sì. E in Italia come ti trovi con il mangiare? Si mangia bene? Si mangia molto bene in Italia, anche perché Italia e Grecia abbiamo la cucina, diciamo, che è molto, molto simile. Quindi sì, possiamo dire che si mangia molto bene anche qua. Non è che cambia tanto la cucina. Invece a Reggio Calabria come ti sei trovato con il mangiare? Si mangia bene? Sì, mi sono trovato benissimo. Oltre che la città è bella, ci sono tanti posti di andare a mangiare fuori, quindi sì, mi trovo benissimo. Ci sono diversi posti di andare a mangiare con la famiglia, di andare a mangiare con i compagni, quello che vuoi tu. Mi trovo molto bene. Il tuo piatto greco preferito? Allora, il mio piatto greco preferito si chiama pasticcio. È un piatto. Però pasticcio della mia mamma, Vabbè, fatto in casa. sì. C'è un piatto con pasta, diversi formaggi e un po' di carne. Sì, è il mio piatto. Me lo fa la mia mamma, me lo prepara. Il procedimento di questo piatto? Cioè, tipo, che cosa? Che Procedimento, cioè come viene fatto? domanda è? Cioè, come viene preparato? Sembro un chef. Allora, ti dico solo che la mia mamma me lo prepara sempre Si appena vede che non lo fai mai, torno. eh. No, io no, impossibile. Perché è un piatto, diciamo, difficile da fare. Quindi sì, la mia mamma me lo prepara sempre quando torno in Grecia. Il primo giorno è quello che mangio. Pasticcio si chiama. Come si chiama? Bravo. Pasticcio. Mentre buttiamoci sulla lingua, hai imparato qualche parola di dialetto reggino? Allora, dico la verità, non mi trovo molto bene con le. Come si dice? Con la Dialetto. dialetto, bravo. Non mi trovo molto bene, non capisco tanto quando parlano tipo al bar, Bruno, gli altri, quando parlano in dialetto non capisco niente, quindi no, ti dico che non ho imparato della dialetto. Qualche Niente. parola però non la posso Già fai dire. fatica con l'italiano, Ma, pensa a wow, te. bravissimo! Prima devo imparare l'italiano e Poi poi sì. traduci questa frase dal greco all'italiano. Sì.
Come? Non mi offendere perché... No, tranquillo, vai. E i maste i piomorfi omadaston cosmo. I maste? Dillo, i maste? I piomorfi? Omadaston cosmo. Questo è difficile. Omada? Ston cosmo. Siamo la squadra più bella del mondo. Bella, insomma. Bella, mica tanto però. Ma calciatori belli, sì. Vai, allora, Mister Toscano ci concede una settimana di vacanza. Decidiamo di partire per la Grecia e tu devi organizzare il viaggio. Come organizzeresti questa vacanza? Per tutta la squadra? Per tutta la squadra, sì. Pago pure il biglietto. Certo. Siamo allora, ospiti. Rimaniamo qua. No? Non dico che vi porto dove abito io perché è una zona molto turistica, quindi in vero non c'è tanta gente, non ci sono tanti locali di andare, però possiamo andare a Salonico, che è molto vicino della mia città, quindi sì, portate i soldi e andiamo, no, è molto facile. Siamo ospiti, offri. Sì, offro tutto io. Certo. Siamo ospiti. No, poi sei un amante dei viaggi, ti piace viaggiare? Sì, mi piace molto viaggiare, sì. E quali paesi hai visitato? Ho girato un po' l'Europa, sono andato in Spagna, sono andato in Barcellona, sono andato a Natale, vado a Londra, sono andato a Polonia, Ucraina, Bulgaria che è molto vicino dal mio paese, Irlanda sono stato. Beh, un po' girato. Sì, mi devo organizzare adesso un viaggio più lontano, vorrei andare un viaggio più lontano, vediamo. Quest'estate? Sì, quest'estate forse. Passiamo invece ai gusti personali, occhio perché come rispondi, perché questa è brutta, eh. Ti piacciono di più le more o le bionde? Le more, anche perché la mia ragazza non posso dire altro. Non è che capisce l'intervista, però diciamo le more. Magari la traduzione. Poi, qual è invece la prima cosa che noti in una ragazza? Il suo carattere, assolutamente, il suo sorriso. Il sorriso, sì. Cioè, la mia ragazza ti ha colpito? Mi ha colpito così, subito. Ti dico la verità, più con il suo carattere che il sorriso. Il sorriso. Sì. E invece sulla statura, alte o basse? Allora, la mia ragazza è una... non è neanche alta, neanche bassa. Una ragazza è bravo. Cosa devo rispondere adesso? Ti ho detto che queste domande sono... diciamo alte. Alte. Sì, sì. E più grandi o più piccole di te di età? Più piccole. Più piccole. Sì, la mia ragazza è 3 anni più piccola. Quindi qua va bene. Sì. E se ti dicessi Gianni Antetokounmpo, cosa risponderesti? Io non so chi sia. È un fenomeno. È il Greek Freak. Cioè? Non sai inglese. No. Lo so. È un motivatore, giusto? Motivatore? Sì. Motivatore per tutti i ragazzi, per tutti gli sport, perché è un ragazzo che è partito da basso, è diventato il miglior del mondo. Quindi sì, tutti devono prendere il suo esempio, diciamo. Passiamo invece al cinema. Qual è il tuo film preferito? Non è film, è una serie TV. Sì, è uguale. Si chiama Sons of Anarchy. È devastante. Cioè sono 7 stagioni. È una cosa incredibile, devastante. Inizierò a guardarla allora. Sì, sì, subito. C'è su Netflix, sì, puoi guardare. Mentre un oggetto a cui non rinunceresti mai? Il mio telefono. Purtroppo la vita è diventata così. Non si può dormire senza il telefono, quindi sì, diciamo il mio telefono. Purtroppo. Invece passiamo al campo. Allora, una punizione può salvare il mondo. Mm-hmm. Chi la tira? Sunas o Bellomo? Qua posso rispondere anche se volete. Sunas. Hai visto domenica? Così fuori. Uscì. Allora, non riesco anch'io a tirarla fuori. È una cosa di rispetto, quindi sì. Se Nick la sente e sta bene, la batte lui prima. Beh, sei fresco e non stanco. Anche perché io non mi stanco mai, quindi capito. Ma
Se è lui, diciamo, è una cosa di rispetto, quindi batte lui. Adesso poi inizierò anch'io a batterne tu. Sì. Fai qualche costo. Mentre, parlando con il presidente, che impressione ti ha fatto? È una persona molto, molto tranquilla, una persona intelligente, già dal primo giorno si vede la sua voglia di far bene per questa squadra, l'ha dimostrato in pochi mesi, quindi sì, è una persona molto importante per questo club. E invece di mister Toscano cosa ne pensi? Il mister è un allenatore vincente, possiamo dire così. È un allenatore che sta sempre sul pezzo. Secondo me siamo molto fortunati che abbiamo nella nostra squadra un allenatore così, quindi sì, un allenatore che... Senti, no, anche se non giocavo dicevo le stesse parole, però... È un allenatore, sì, che merita di allenare squadre come Regina. Passiamo invece ai compagni. Allora, parlami di cosa ne pensi di Niccolò Bianchi? Il nostro che dire. Niccolò è un gladiatore, un ragazzo che dà sempre tutto, anche nell'allenamento, anche nelle partite. È un giocatore molto importante anche noi, per noi. Quindi, sì, gladiatore. E di Ciccio Salandria? Ciccio è un uomo dello spogliatoio, un ragazzo straordinario, un ragazzo con sempre sorriso, sempre a disposizione, quindi diciamo che per me è l'uomo dello spogliatoio. Allora voglio vedere cosa rispondi, eh? Mentre di Nicolas Bresciani? Nicolas Bresciani, allora, Nicolas Bresciani è un animale, un ragazzo, anche lui un ragazzo... devastante, un ragazzo che non si molla mai, gioca non gioca, è sempre, sempre presente, sempre dà il massimo, è un giocatore importante per la nostra squadra. Dopo poi ti do i soldi? Sì, non dicevo per un altro, non per te. Ah, ok. Mentre passiamo ai tifosi, cantaci il tuo coro preferito della Curva Sud. Vai Regina, facci innamorare ancora. Canto male. No. Però, sì. E infine un saluto ai tifosi. Un saluto a tutti i tifosi della Regina. Quest'anno il nostro segreto siete voi, siete la nostra forza. Vi aspettiamo sempre, sempre allo stadio, perché con voi possiamo fare cose importanti. Forza Regina. Grazie a tutti per aver seguito questa puntata di Day Off, ci vediamo per la prossima puntata, un saluto, ciao Forza Regina. Ciao.